Ragazzi, salve a tutti. Davanti a voi non c'è né un videogioco né un Batman, un Christian Bale. C'è una valigia Max Pedition ricevuta stamattina. Sono felicissimo, come un bimbetto che ha scoperto che verrà un tizio vestito da Spider-Man alla sua festa di compleanno. Valigia vuol dire viaggiare. Viaggiare vuol dire scoprire cose nuove, altri mondi, sognare. E insomma, cerchiamo di essere concreti. Questa è una valigia della Maxpedition che, se voi state guardando questo video, vuol dire che sapete cos'è la Maxpedition. È una marca che si occupa di oggettistica militare, ma anche per consumo cittadino. Questa qui, come potete vedere, è una valigia ovviamente da viaggio, in tela, quindi non è rigida, è assolutamente morbida ed è realizzata, fra l'altro, secondo i criteri di volo internazionali, quindi le misure sono esattamente accettate, il che rende questa valigia un effettivo bagaglio a mano. Potete metterla nella stiva, ma potete anche salirla a bordo dell'aereo, questo è molto buono. Allora, la valigia della Maxpedition viene in tre o quattro colori: in nero, in khaki, cioè il normale desertico, verde militare, e la Maxpedition recentemente ha realizzato un nuovo colore, dopo che la gente lo chiedeva da anni, fate un nuovo colore. Hanno realizzato il marrone scuro, loro lo chiamano dark brown, ma in realtà tende leggermente al borgogna, cioè al bordeaux. Tutto in dark brown. E le rifiniture, quindi per esempio il molle o le cerniere o le zip, appunto le cerniere, intendevo i laccetti e la cerniera di per sé, in nero. Quindi il dark brown viene in borgogna e nero, molto bello, ma era già sold out, era già finito, e rendiamoci conto che la Maxpedition è una casa americana, il che vuol dire che trovare oggettistica americana in Italia significa che se questo coso costa $200, tu probabilmente lo troverai a $200, più gli altri 50 di spese doganali, più gli altri 50 di guadagno che deve giustamente avere il venditore, è già un prodotto di 200 euro è diventato 300, 400, 500 euro. Ragion per cui ho preso questa valigia dall'Inghilterra, fra l'altro non da un sito famoso, oppure dalla divisione inglese della Maxpedition, perché la Maxpedition non ha divisioni inglesi. Il negozio era di un tizio totalmente anonimo, e infatti diciamo che sono contento che la valigia sia arrivata. Basta sentire la mia voce insopportabile, dedichiamoci alla valigia. Innanzitutto, come potete vedere, le due maniglie possono essere unite in una sola. Da questo lato c'è un'altra maniglia per far sì che la valigia venga portata a fianco, e ovviamente le cuciture Maxpedition sono sempre doppie, se non addirittura triple, e sempre, credo, non vorrei dire una puttanata, saldate termicamente, quindi sono, non dico che siano impermeabili, è chiaro che se questa cosa va in acqua tutto quello che c'è dentro si fa una bella nuotatina, però diciamo che strappare una cucitura Maxpedition è impossibile, o comunque molto difficile. Ops, è al contrario. Beh, una volta che l'ho messa al contrario, vi faccio subito notare le rotelle assolutamente silenziose, almeno la Maxpedition assicura che le rotelle, io le sto girando, che le rotelle siano totalmente silenziose, poi lo vedremo. Da questo lato abbiamo la terza maniglia, ecco qua, da questo lato abbiamo la terza maniglia, nonché l'uscita del trolley, ma anche questa ve lo farò vedere a tempo debito. Dedichiamoci per ora al frontale. La valigia della Maxpedition arriva subito con una tasca anteriore alta, io ve lo sto facendo vedere coricato, ma la tasca è opposta alla maniglia del trolley. Una tasca anteriore, effettivamente molto ampia, ma la tasca si affaccia al corpo del trolley.
Quindi è chiaro che più piena sarà la tasca, che è brutto dire più piena, più piena sarà la tasca, meno spazio avrete nello scomparto principale e viceversa, se questa tasca rimarrà vuota ci sarà più spazio nello scomparto principale. Questa che vedete non è l'entrata vera e propria della valigia, perché come ogni trolley che si rispetta, il trolley della Maxpedition si apre da qualche parte che io non so trovare. Eccola qua. Come vuole la tradizione emiliana, è giusto che un trolley si apra così. Tuttavia, come appunto avete potuto ben vedere prima, questo scomparto è già aperto. Questo scomparto è già aperto, affacciandosi di fatto all'interno della valigia. Alcune persone, alcuni americani, voi sapete gli americani come sono invasati, come sono professionali, adorano gli americani queste cose. Alcuni americani hanno criticato il fatto che questa tasca è totalmente inutile. Perché? Per quale motivo dovrei voler aprire la mia valigia da un lato quando un trolley si apre giustamente a metà? Alcuni hanno criticato il fatto che io potrei voler agire all'interno, ma allora si vedrebbero calzini, magliette, mutande e sarei, diciamo, non confortevole, ecco come dicono gli americani, uncomfortable. Però io dico una cosa, cari americani, è vero che un trolley è pensato per essere aperto in due e per disporre i vestiti o da un lato o dall'altro, ma è anche vero che nel momento in cui io chiudo questo scomparto, questa qua è diventata di fatto una mini valigia a sé stante, il che vuol dire che io posso voler mettere le cose imbarazzanti qui, quindi nell'altro scomparto, nello scomparto diciamo normale, e le cose tattiche, chiamiamole tattiche come Jason Bourne, le cose a cui voglio accedere subito, come palmari, fazzoletti, siringhe per l'allergia, cose terribili, posso volerle mettere qui. Perciò, cari miei americani, un italiano ci arriva e voi no, se vi sentite imbarazzati, mettete le mutande qui e mettete il vostro iPad Air qui e risolto il problema. Inoltre, da notare, una tasca in rete, anzi a rete, una tasca a rete mesh qui, dove mettere le vostre cazzate, non lo so, le merendine, le vostre ghiottonerie. Chiudiamo. E eccoci qui allo scomparto principale. Lo scomparto principale, come abbiamo potuto vedere prima, è isolato da questo. Sopra la parete isolante c'è una tasca ampia che arriva fino a qua, aperta la tasca isolante, ci ritroviamo appunto dal lato quello tattico, chiamiamolo il lato tattico. Lato tattico che presenta delle bretelle, chiaramente dall'altro lato, da questo, delle cinghie, scusatemi, per poter stringere i vestiti e acquisire spazio. Da notare, cosa molto carina, anche se ecco, questa sì che la trovo un po' inutile, vedete questi lacci a strappo? Questa tendina, se è inutilizzabile, se si riconosce che è in mezzo alle scatole, si può arrotolare e appunto legare, rendendola davvero una tendina, quindi togliendola dalla circolazione, anche se a mio parere non solo aumenterebbe spazio, seppur di pochi centimetri, ma quando si viaggia i centimetri sono essenziali, ma di fatto non aggiunge nessun vantaggio pratico, sinceramente. Perciò
in barba agli americani che credono sempre di sapere tutto, io credo che questo scomparto sia molto importante nonché utile. La Maxpedition sa come fare le cose. Ora, chicca incredibile da questo lato. Innanzitutto da notare la tracolla. Voi non avete idea di quanto sia imbottita questa cosa, potete vedere lo spessore, questa cosa è gigante, tracolla super imbottita. E voi direte: ma chi vorrebbe mai portare una valigia a tracolla? Effettivamente non ci sarebbe motivo di portare un trolley a tracolla, se non che io, fino all'ultimo viaggio che ho fatto, ho portato roba in spalla. E fidatevi, ragazzi, che avrei voluto una di queste. Ma la chicca paurosa della Maxpedition, anche se probabilmente io personalmente la userò poco, è questo, che non è un pisello appiattito, non è una piadina romana, ma è un divisore. Notate, quelle non sono zampe di negro, scusatemi, io adoro la parola negro, non sono per niente razzista, questo è velcro, ma anche questo è velcro. E allora cosa succede al divisore? Olè. Io ho appena diviso, ho appena creato un nuovo scomparto per la mia valigia. Essendo il divisore lungo, è difficilissimo da togliere, abbiamo notato, io posso creare comparti da qui fino a qui, chiaramente anche al centro, anche così, insomma posso divertirmi a fare geomag. Un'altra aggiunzione, a parer mio del tutto inutile, è la cerniera che si apre al vano trolley. Aperta questa cerniera, si agisce effettivamente sul trolley, sulla sbarra da trolley della valigia. Ora, alcuni recensori americani hanno voluto insinuare, diciamo, no, senza offese, dico, hanno voluto insinuare che forse delle persone, magari chi non vuole usare questa valigia come trolley, ma semplicemente come grosso valigione, vogliono rimuovere manualmente la sbarra e quindi alleggerire la valigia e portarla a maniglia o a tracolla. Oppure creare un ulteriore scomparto, anche se qui non c'è nessuna imbottitura, è completamente rigido. Quindi soltanto uno stupido metterebbe roba di valore o roba delicata in uno scomparto di alluminio, metallo, plastica e chissà. Quindi diciamo che trovo totalmente inutile questa cerniera, a meno che appunto non si voglia agire sulla maniglia del trolley. O a meno che non ci sia qualche oggetto, non so, indistruttibile che volete conservare sotto, nella stiva, ecco, nella stiva della valigia. Quindi, accidenti come sono stato rude, ricapitoliamo. Cerniera che agisce al vano trolley, a cui io non trovo una spiegazione. Divisore molto carino, ma non essenziale, parliamoci chiaro. È carino nel momento in cui hai molte cose e vuoi tenerle ferme, vuoi far sì che non si mischino. Tasca ampissima nel divisore. Altro scomparto con cinghie regolabili per tenere le cose a posto. Tasca esterna per poter agire in comodità da un solo lato della valigia. Americani, non capite un cazzo. E infine, tasca superiore per mettere mano alle cose, diciamo, di prima utilità: passaporto, portafoglio, telefonino, anello per il pisello, insomma, quello che volete voi. Chiaramente ricordandosi che più roba metterete qua dentro, meno roba entrerà qua dentro. Non so se ci siamo spiegati. Perciò c'è un'ultima cosa che non vi ho mostrato, che è effettivamente la più carina, ovvero la tracolla. Noi vorremmo ripetere a noi stessi: chi mai metterebbe una valigia
a tracolla. E io vi dico, ragazzi, che l'ho fatto per due volte di fila, sia quando sono stato a Milano e stavo perdendo la spalla sinistra, sia quando sono stato a Venezia e stavo perdendo la spalla destra. Perciò la Maxpedition, che è una casa seria, ha voluto fare questo regalino a Vespertili. Ah, credo di essermi scordato, non so se l'ho già detto, magari se l'ho detto lo taglierò nel video. La Maxpedition ha una bellissima abitudine. Guardate qua. Per rendere le proprie valigie sicure, ha creato le cerniere, le zip con gli anelli. Quindi la valigia è perfettamente chiudibile, tranne per questo vano, poiché non ha anelli. Ma questo vano è chiaramente il vano principale, sono perfettamente chiudibili. Ora, eccoci qui alla maniglia laterale. Ah, ecco, mi stavo scordando la parte migliore, il retro della valigia. Come potete vedere, ovviamente, il retro della valigia è completamente rinforzato e ammortizzato. Qui, negli agganci del trolley, abbiamo rinforzo, 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 tutto gomma e plastica, rinforzo. Le rotelle, come vi dicevo prima, silenziose. Rinforzo qui. Rinforzo e rinforzo. La valigia è completamente dura. Ecco, come piace a Vespertili, la valigia è dura. Dalla parte della maniglia laterale, quindi che permetterebbe di portarla a fianco come una grossa borsa, abbiamo, eccoli qui i bambini, eccoli qui, gli anellini della tracolla. E quindi succede questo. Ah, ma questa è una cosa incredibile, questa non me ne ero mica accorta, ragazzi, dovete vederla anche voi. Gli anelli della tracolla girano su loro stessi, il che vuol dire che la tracolla non si attorciglierà mai. Ah, finalmente, non ci posso credere. Ed ecco qui la valigia Maxpedition che diventa valigia trolley. Cioè, la valigia Maxpedition che è trolley ma è anche tracolla. Come potete vedere, la valigia sta in piedi perfettamente, grazie appunto... Dov'è? Ecco qua. Grazie ai quattro punti di contatto, cioè le rotelle e questi due. La valigia non cadrà mai se la mettete in piedi bene. Ecco qua. Questa valigia non cade, a meno che qualcuno non gli dà un calcio, poverina. Non le dà un calcio. Il trolley è classico, ha una sola altezza, a differenza di molte valigie che hanno invece la doppia altezza. Si preme il pulsante e anziché fermarsi qui, che sarebbe la prima, in realtà si sblocca fino all'ultimo, arrivando circa 1,20 m, 1,30 m. E come dice la Maxpedition? La Maxpedition dice ruote noise free, ruote silenziose, vediamo se è vero. Beh, ragazzi, premettere che questo è marmo, perché sono a casa, ma voglio dire, è come fare l'amore sulla seta dentro la moquette con la seta. Di nuovo dentro la moquette. Ecco qui. La valigia della Maxpedition, un pezzo incredibile, almeno... uscito dal pacco, poi magari farò il primo viaggio e si distruggerà tutta, ma almeno uscita dal pacco è una bellissima valigia. Scherzi a parte, ragazzi, se siete amanti delle avventure, se siete dei pazzi del soft air e se avete qualche soldino da spendere, anche se, voglio dire, una valigia Maxpedition non costa poi tanto da una valigia Samsonite. Alla fine bisogna sempre convincere mamma e papà o semplicemente convincere voi stessi che il prodotto vale i soldini.
Così, mentre tutti i vostri amici fighetti vanno in giro con le valigie firmate, come si chiama il tizio che mette la mappa sulle cose? Ma Martini, ma Mariani, Alviero Martelli, quello là. Voi andrete in giro, andrete a Milano, a Torino, a Perugia, alle Maldive, con una valigia militare. Potrete essere presi in giro, ma con stile. Alla prossima, ragazzi.